la difesa di almeno 10 pianeti? 9 su 10, ho preso questi 50. Buongiorno, wow, ragazzi! Wow, wow. Bentornati su Asgame Revolution, io sono Shaga, lui Asinus, e siamo tornati. Bah, ciao ragazzi, ciao ragazzi. E stiamo ad esportare la democrazia, lo sentite nell'aria questo delle acre di democrazia? Ecco, allora, stiamo proprio entrando a bomba. Sì, allora ti spiego, questa qua me l'hanno spiegata. Fondamentalmente, questa difesa dei pianeti noi ci viene data anche se noi non ci partecipiamo. Cioè, se tutto il gruppo partecipa a questa difesa del pianeta, quindi vuol dire che un pianeta deve essere difeso fino alla fine. Per esempio, okay, qua se questo 12 pianeta, minuti, esatto, che si vede dove sto io, Ustotu. Sì, Ustotu sì. Fosse Ustotu difeso fino alla fine, vuol dire che quel pianeta ci dà poi alla fine. Ma questo? È quello? Andiamo lì. C'è un pianeta, in campagna di liberazione c'è sta la giungla. Welcome andiamo. Entra, vai, vediamo che cazzo danzo, se viviamo o moriamo. Visto che per ora siamo ancora due e stiamo aspettando gli altri ragazzi che arrivano, direi di fare le missioni a medio. Sì, fammelo a medio. Ma perché ieri l'abbiamo fatte pure a impegnativo? Sì, ieri l'abbiamo fatto a impegnativo, ma ci hanno spaccato gli automaton a impegnativo. Ma perché, gli automaton, se sei in due è un po' un casino perché va a terra uno, tempo che è, vabbè, poi sappiamo com'è. Però vai, dai che mi devo surriscaldare. Aspetta che c'è forse Belgio. No! Era Belgio che aveva giocato pure lui. Dopo. Così. No, Belgio. Si gioca. Niente, Belgio non ci raggiunge. Oggi deve andare. Allora, ciao Kazufai! Cazzo stai facendo? Kazufai di bello. Allora, Kazufai con la democrazia. Vai. Vai, buttiamoci, vai, facciamo. Vai. Questo pianeta sembra bello, l'ho mai visto. Sì, sembra veramente figo. Sembra. Allora, qua mi sembra che ci sia. Ah, questa è difesa del. Allora, qua dobbiamo uccidere gli automaton. Quindi, qua ci servono le. Ok. Le cose. 15 minuti, vabbè, questo è il tipo di difesa dell'aria. Sì. No, c'è nel senso che io appena. Ma no, ok. Allora, un po' di salvaggio piaceva dalla regione. Ok, qua dobbiamo recuperare dati preziosi. Se ti vuoi unire, Kazu, un altro democratico ci serve in squadra. Che poi a mezzogiorno ci raggiungerà Fake. Anche Fake, possiamo fare 4. Allora, quindi facciamo i 4 democratici della. Ok, andiamo lì, vai. Quello che c'è sta, c'è sta. Sì. Dai. Quello che succede, succede. Quando si esporta la democrazia, ragazzi, bisogna sempre fare attenzione. Salto completo. Hellbot, pronti. Pa. Allora. E dove sei? Sto arrivando. Allora. La senti la democrazia? La sentite nell'aria? Nell'aria. Siete pronti? Questo odore. Questo è da difendere. Posso passare muto? Tranquillo. Basta che magari scrivi in chat. Allora, attiviamo. Allora, aspetta un attimo. Esci un attimo. Ci sei su Discord? Sei muto. Giustamente. Sono. Allora. No, in che senso? Aspetta. No. Allora. Ti aggiungo tramite codice amico. Così ti trovo. Allora. Oppure puoi guardare direttamente il mio codice amico. Puoi guardare direttamente il mio codice amico, così ti puoi aggiungere. Esatto. Lo tengo così perché sennò. Sennò allora, se siamo cambia. In tre, mettila almeno impegnativo. Sì, la metto impegnativo, Va benissimo comunque. Tanto tu, se segui la live, comunque senti dalla live, oppure nel caso possiamo attivare la chat di gioco, così nel caso... Guarda fuori. Ma non posso, perché se tolgo si cambia il codice amico. No, perché qui c'è tipo... Ma che cazzo è esploso? Nave. Come è esplosa la nave? Nave ok. Allora, ecco qua il mio codice amico.
Così aggiungimi tramite codice amico, così ti aggiungiamo. Nel caso o senti dalla live, oppure attiviamo la chat vocale, così nel caso tu vuoi scrivere sulla chat del gioco e noi comunque ci senti in gioco, sai che ci siamo. Welcome to the jungle. Abbiamo deciso di fare questo pianeta perché non l'abbiamo mai fatto, un pianeta con il bioma giungla. Eh sì, infatti. Una cosa nuova. Sembrava. Io mi chiedevo, ma non ci sono boss? Sì. Tipo dei boss. Allora, boss non lo so se ci sono boss, ma ci sono cose molto grossi, tipo il titano. E io l'ho fatto il titano, anche se con Brail Lord è durato 2 secondi. Ah, ok. Beh, lo sono già avanti, hanno un botto di armi. Sì, sì, lui è livello 60 e passa. Vabbè. Devi... ci si è chiuso come un matto. Dimmi tu quando mi hai aggiunto tramite codice amico? Sì. Levo il pulsante dal codice amico che mi si sta bloccando. Allora. Strano che comunque cambi sta cosa del... Ce la facciamo, Ria? Che dice questo? Lo so. Non trovi nulla? Il crossplay? Ma tu giochi da PC o da PlayStation? Vedi se il crossplay è attivo. No, no, il crossplay è attivo. Vabbè, sì, il crossplay è attivo. No, lui. Allora, l'importante è che il matchmaking sia pubblico e il crossplay sia PC. Allora, possiamo aggiungere... Fai una cosa, passami il tuo codice amico. Passami il tuo codice amico. Eh sì. Passalo che provo pure casomai io ad aggiungerti. Mamma mia, con gli automaton fra cosa è difficile, fra, sappilo. Perché ti sparano da tutte le parti. Lo so. Bisogna lo scudo, devo arrivare a pigliare lo scudo. Lo scudo lo voglio pure io, il generatore di scudo, non è... Aspetta, perché... Per niente male. Ok. 0, 7. Ma? Sì? No, va. Aspetta un attimo, fra, che è arrivato un attimo mio padre. Arrivo. Eccolo qua. Via da richiesta d'amicizia. Io arrivo un attimo, Sì. Casomai voi iniziate. No, ma ci abbandoni così. Ah, ok. Tranquillo, basta che accetti così. Attendi con spirito democratico, te lo dice pure. Allora. Perché se siamo in 3 possiamo fare impegnativo, se siamo in 4 possiamo anche provare a fare difficile. Visto che qua ci servono, abbiamo bisogno di esperienze e medaglie. Un po'. Eccoci qua, perfetto. Allora, mo' di invito. Buongiorno, Sheka. Buongiorno, Manu. Buon 25 aprile. È vero, oggi è pure 25 aprile. Va bene, va bene. Tutto bene, tutto bene.
Allora, eccoci qua. Ah, capitano della morte. Nel senso. Ah, ma anche meno. Ciao, cazzo. Dai un bel abbraccio a tutto Shaga. Bene. Stai sostenendo la democrazia. Esatto. Allora. Allora, siccome mo Asylus sta un attimo fuori perché sta parlando con. Aspetta che ti faccio uno sciottino. Allora, siccome mo coso sta. Il gioco perfetto dei Maranza. No, non è vero. Non dire così. E non siamo Maranza. Allora, vediamo un po'. Vogliamo provare tanto questo pianeta. Vediamo questo qua che cos'è. Questa è difesa dagli automaton. E questa invece è infiltra in territorio automata e distruggere scorte di carburante e munizioni. Ok, questa si può fare. O siamo in due perché mo Asylus. Esatto. Attacco con propulsori orbitali. Non dire Maranza che se poi sei in casa. Giustamente. Orbita sincronizzata. E per Maranza, per il termine Maranza. Allora, noi possiamo anche iniziare ad andare. Asylus ci raggiunge, penso, appena posso. Sappi che impegnativo in due sarà veramente difficile. Che non ci fa mettere? Ah, forse perché... No, non dirmi perché ci sta pure Asylus, non ci fa mettere. In effetti sarebbe da censurare. No. Ok. Allora, vediamo un po'. Metterei la sentinella, le due sentinelle, poi metterei questo e... No, questo che è il lancia... No, non è il lanciagranate. Come cazzo si fa a selezionare quello precedente? Ah, questo. Voglio l'anticarro. E... L'attacco orbitare con esplosione aerea. E qua metto potenziamento ottimizzazione. Ah, tu fai il generatore scudi, perfetto. Che ti sei portato? Destroyer alleato si è unito alla squadra. Oh! Che si è aggiunto? Ciao Dagoi! A parte che non so... Perfetto. Siamo pronto? Non pronto? Non puoi entrare? Non puoi prontare? Eccolo, ciao Dagoi, non so chi tu sia. Dai, ragazzi. Becca sto cigno. Becca sto trapezio. Siamo pronti, partiamo dalla mia nave, la Spada dell'Alba, la SS Spada dell'Alba. Allora. Sei il meglio del meglio. Sii all'altezza del tuo nome e della libertà. Richiamo sentinella. Dispiegamento sentinella. Richiedo una sentinella. Richiedo sentinella. Richiedo armi avanzate. Ok. Oh, la Madonna, che cazzo è successo? Cazzo fai? Ci hai ammazzato tutti! Richiesta approvata, i rinforzi sono stati lanciati. Ci hai ammazzato tutti!
Beskar, rinforzi! Cazzo! Ma che cazzo mi sta sparando così? No, ma chi è che usa il laser qui? Ma che cazzo sta succedendo? Ma che cazzo sta succedendo? Ma che cazzo sta succedendo? Succedendo? Ciao Ale, buongiorno. Ma cioè siamo lo so, va un pochino a scatti perché c'è un po' di laghetto. Oh! C'è un po' di lag oggi. Calcolate la live, calcolate che sto giocando da PC. Che cazzo, Fra? Da dove cazzo sei arrivato? Toglietevi, toglietevi! Aia! Ma che cazzo sta succedendo, raga? Siamo capitati in mezzo... No, ma sono morto! No, raga, no. Cioè, ma stiamo scherzando. Raga, cioè, qua hanno iniziato a piovere attacchi orbitali o da ovunque. Ma infatti, nel senso, non ho capito che cazzo è successo. Mandate rinforzi, chiamate rinforzi. Fra, chiama i rinforzi. Chiamate i rinforzi. Ripeto, i rinforzi sono disponibili. Rinforzi! Oh, guardate come esplode questo tizio. Pronto a liberare. No, vabbè, raga. No, ma raga, di che cazzo stiamo a parlare? No, ma di che stiamo a parlare, raga? Cioè, sta succedendo tutto, cioè sto a capire un cazzo! L'unico... È atterrato, tipo, lontanissimi... Arma scarica!
Grazie, Fra. No, raga, ma sta succedendo veramente di tutto. A parte che abbiamo quasi fatto. La democrazia è stata ben recepita. Ti auguro una buona prestazione. L'abbiamo vinta lo stesso, però non so come. Ma che stiamo parlando? Ma stiamo scherziamo? Sequenza di atterraggio pratica domani iniziata. No, raga, ma no, è stato allucinante. No, ma io ci ho capito un cazzo che è successo. Ste mappe qua sono difficilissime da difendere. Siamo estremamente... Dove cazzo vai? Ma è un testa di cazzo! Cioè, ma perché non è salito? Sarebbe potuto essere estratto. No, vabbè. Tanto la missione è completata. Vabbè, raga, qua è successo il bordello. Io ci ho capito un cazzo. Hanno esalato l'ultimo respiro per garantire l'immortalità della democrazia. Cioè, non ci ho capito niente. Siamo atterrati. Morti. Vabbè. Importante è che l'abbiamo fatta. Non so come, ma l'abbiamo fatta. Io non ho idea. Cioè, non ho idea di quello che cazzo sia successo qui. Ma sì, ma il problema non è tanto quello. Il problema è che... Ottimo lavoro, è che abbiamo giocato totalmente in modo disorganizzato. E quindi non abbiamo avuto niente che ci poteva permettere di... cioè, siamo capitati in mezzo alla... Coordinate missione fissate. In mezzo alla mischia. Pronti. Attacco. Allora, ti dico solo che questa è colpa di Asirus, sicuramente. Perché ieri Asirus è arrivato, mi ha ucciso 6 volte, non sto scherzando. Allora, qua conviene arrivare qua. Fare tutto questo giro qua. Quindi partire da qua. Partire da qua, poi fare questo giro qua. E poi tornare all'estrazione. Che ne dite di qui? Allora, mo, cioè, veramente? Veramente? Le piovono madonna. È successo di tutto, raga. È successo veramente di tutto. L'importante però è esserci riusciti, dai. L'importante è esserci riusciti. Mamma mia, raga. Non so come cazzo siamo sopravvissuti. Cazzo.
Ok, uno è andato. Dove cazzo siete? Per la libertà, il mio braccio! Annulla, tag della posizione. Arriva la cavalleria! Bravo che festeggi la vera democrazia oggi. Ciao Fosforo, esatto. Non si può non festeggiare oggi. Arrivo. Segnalo posizione. Annulla. Ci penso io. Ciao Fosforo, come stai? Speriamo che ci siano almeno super crediti. Sì, dai. Dai! Buona Madonna! Mi sa che non è sopravvissuto niente. Oggi è inquilino carbonara per pranzo. Proprio in onore del 25. Volevo farti gli auguri di corsa e poi scattare. Grazie tesoro. A presto. Grazie di essere passata. Raga, qua è brutta, eh. Nel sound alert ci serviva un bella ciao, ma vediamo se abbiamo qualcosa che può sostituire. Secco! Tag della mappa, nord, sulla mia posizione. Ma questo non l'avevo visto! Dite ciao alla democrazia! Abbastanza! Stupida sexy democrazia. Esatto. La mia casa. Hell diver non vogliono mai. Ma che dobbiamo mettere le... Ah, oh cazzo. Ma l'hai il bomb? Ai. Questa è brutta. Questa è brutta. Madonna, raga, ma siamo... Allora, perfetto. Scappo, amorone. Ci ciao, bello. Dopo. Ciao, bella. Mi sono ricordata che ho ancora il tuo audio da ascoltare perché sono... lo so. Mannaggia. Tranquilla. Mi metto ora col caffè. Chiedo una sentinella. Oh.
Aia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 i
Oh cazzo, la Hellbomb. Mamma mia. Namosene! Namosene! Ma non è uscita la Hellbomb? Richiesta di attacco orbitale. Raggio di rifornimento. Ma non è arrivata la Hellbomb? Ah, ecco. Ok, mo arriva, mo dovrebbe arrivare la Hellbomb. Rinforzi. Richiesta approvata, i rinforzi sono stati lanciati. Non è ancora partita la Hellbomb? Ok, sta arrivando. Parte la mappa, ovest, 100 metri. Grazie Kazu, grazie di avermi fatto fuori. Allora. Pronto a liberare. Arma scarica. Rinforzi. Cazzo! Ok. Richiedo zaino tattico. Nord-ovest, 100 metri. Ah no, ok, era uno dei nostri. Ci aveva il coso. Sono equipaggiamenti. Richiedo armi avanzate. Ragazzi, oh, bentornato. Oh, scusate, uccide che mi si è piantato il player in una pianta e non si muove. Ah, ecco. Cioè, mi si è buggato. Qualcuno venga a uccidermi. Arrivo. Per tutte le volte che mi hai ucciso tu. Guarda come sono messo. Non riesco a muovermi. Non si alza. Grazie.
Ero in stock. Dietro dei rinforzi. Mi sembra una cosa normale. No, che cazzo? No, no. Ok. Rinforzi in arrivo. Allora. Come siamo messi? E io fino a ora ho seguito, però non avevo le cuffie, non sentivo quello che dicevate, quindi non ho solo seguito. Okay. Ho attivato qualche hellbomb, ecco. Allora, qui dobbiamo fare attivare la cosa, la torre. Sì. Oh mio Dio, quello che cazzo è? No, quello è uno dei nostri, fra. Ah, ok. Oh cazzo! Tu vedi cose e lanci bombe. Oh, ho visto un coso gigante, che dovevo fa? Scusa. Esatto. Salve. Allora. Dovrò prendere pure io sto robottone prima o poi. Sì. Dove siamo qua? Allora, dobbiamo andare. Sì, sotto, ho messo. Messo qua. Metto un segno. Sud-est, 300 metri. Salve. Richiede un attacco orbitale. Via, 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 via. Camminando per il pianeta. C'è un rifornimento. Che non mi serve, perfetto. Gli altri stanno andando dall'altra parte, fra. Noi andiamo a distruggere questa cosa qua sotto. Sì, sì. Inviate un Eagle! Trovato qualcosa? Ha scoperto. Ok. Oh, che cazzo è successo? Eccola, la base l'abbiamo qua sopra. Sì, lanciamogli insieme qualcosa del buono qua per farle esplodere. Aspetta, senza farci magari aggrare. Pure io c'ho l'Eagle, vai. Via! Ok, adesso dobbiamo quanto andare. Quanto è soddisfacente sto gioco. Dobbiamo andare dove stanno loro. Sì. Comunque li potevano far nuotare in qualche modo, no? Lo so, ci ho pensato pure io. Fra, ma qua possiamo passare? Qua mi sembra basso il fondale. Quindi sembra pure a me. Sì, basso e basso. Non male. Supporto aereo. Allora. Ma c'è lo scudo, fra. Sì, ma l'ho preso da terra. Sì. Allora, attenzione, qua davanti a noi abbiamo dei tizi, eh. Aspetta. Mi sta con un attacco di precisione. E la Madonna. Ti ha fatto un brutto. Madonna. Da che stiamo raggiungendo i ragazzi? Di qua. Ok. Ma in realtà la mappa, quello che mi stavo accorgendo, non è molto molto grande. No. Oh, oh. Dietro dei rinforzi! Cosa trovi? Navi cargo! Le mappe non sono gigantesche, per questo se la fai a fa tutto. Ma come, ha lasciato la squadra? Ma chi? Quel tizio di prima. Vabbè. C'è l'hellbomb qua? Mi sa di sì. Non me la dà però.
Sì, qua. L'album l'avete fatto, richiesto? Sì, sì, hanno richiesto qualcuno. Dobbiamo attivarla, però. Sono morto. Come cazzo sono morto? Ma sto fuoco non c'era, poi all'improvviso c'era il fuoco, ma cosa? Sì, non lo... ah, forse è la cosa al napalm. Ma la bomba l'avete attivata? Mi sa di no. Attivate l'airbomb. Dov'è sta cacchio d'airbomb? Dov'è l'airbomb? Eccola. Cazzo. Mannaggia il fuoco. Non vedo niente, si è buggato. Devo scappare. Ho attivata. Devo scappare. L'ho attivata, andatevi, andatevi. Devo scappare. Eccola. Mamma mia. Oh. Non l'abbiamo distrutti. Come ma no? Che cosa? Eh no! Porca vacca! Perché l'ho richiamata troppo in là. Troppo fuori. Vabbè, mi sa che l'ha attivata. No, ancora no? Ah! Via. Perché non si è attivata l'airbomb? Perché non esplode? Perché non esplode l'airbomb? Perché non esplode? L'avevi attivata. Ma non è che l'attacco mio l'avrà distrutta? Può essere. Vai via. Ecco quello... Kazuki è morto. Ecco Kazuki è morto. No, ce l'ha fatta. Ma possiamo farcela, su. Dai, cazzo, vai, attivo la Kazuki, attivala. Via. Cazzo scappa! Cazzo! Cazzo fai! A posto! Ora ce n'è uno qua davanti. 100 metri. Forse questo basta con... Testo, vediamo. Sì, proprio in pieno, eh. Ma mi sa che non lo distrugge, sai? Mi sa di no. Porca vacca. Bra, togliti. Togliti. Ma perché qui? Togliti. Ma glielo stavo lanciando in faccia e tu lo lanci. Grazie, bra. Prego. Perché l'hai lanciato questa lì? Questa è per tutte le volte che mi ha ammazzato ieri. Ma ti ha ucciso due volte in tutto il gioco. Ma che dici? Ieri sei volte mi ha ucciso, l'ho contato. Sì, grazie, sei scarso, ti metti davanti. Sei una pippa. Dai, dove cazzo sta? Ma come? Come? Vabbè, è possibile. Oh, ancora non siamo riusciti a distruggerlo. Ma come? Un motorino che faccio?
No, sono caduto nel co... Ma non è che magari serve un Hellbomb? Non lo so. Mi piace il sapore della libertà. Me la dà però. Sono entrato nella base. Niente, ora. Ce l'ho fatta. L'ultimo vai, non c'è Hellbomb. Ah, ce ne stanno pure un altro di qua. Porca puttana. Vabbè, ma che sta succedendo? A posto, comunque abbiamo fatto. Mamma mia. Che parto, raga. Via, 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 via. Ma distruggi, non è finita ancora. Questa è distrutta, fra. Questa è distrutta. Ah, dobbiamo distruggere gli altri, sì, andiamo. Dove cazzo sto andando? All'altra parte. Madonna. Mamma mia, sto gioco è spettacolare, è veramente divertente. Oh, io comunque non capisco mai quale cazzo di colore sono, perché non è che dice il nome. Tu sei il blu, tu sei il blu. Perché allora inizia sempre con l'iniziale. Sì, 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 okay. Inizia c'è sempre l'iniziale, quindi tu sei A2. No, mo me ne sono accorto. Senta le mine. Porcazzo. Devo ripristinare un po' di... 16 minuti ce la possiamo fare tranquillamente. Sì, ha voglia. Allora. Oh, cazzo. Ok. Assaggiate la democrazia. No, via. Ok. Let's go. Chissà qual è l'attacco orbitale più potente. Ok, ci sono. C'è l'Hellbomb, sì. Richiedo un Hellbomb. Ok, ci sono. Ho richiesto l'Hellbomb. Apritemi.
L'ho fatta. No, non me la fa attivare. Come te la fa attivare? No, mi si è, mi è scesa davanti al muro e tipo non mi fa andare di là. Che cazzata, va. No. Niente. Niente. Questa devo distruggerla, devo distruggerla. L'ho distrutta. A posto, a posto. Vabbè, ci abbia fatto sta. Forza ragazzi, si va all'estrazione, attenzione dietro, lasciateli perdere questi, andiamo all'estrazione. Via, 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 via. Andiamo all'estrazione. Sto arrivando. Dai, ci abbiamo 13 minuti. No, ma non fa niente, ci abbiamo 13 minuti, ce la facciamo tranquillamente. Richiesta di arma ausiliaria. Ragazzi, prendete se volete, eh. Cazzo. Vabbè. Di cosa? No, c'avevo la mia. Mi sembrava cambiare. Ho chiamato. Bello sto pianeta comunque. Sì, sì, bellissimo. Ok. Tra poco c'ho la sentinella. Via, 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 via. Corri. Allora, dai, che ce la possiamo fare? Siamo arrivati qua. Sì. Basta che non ci facciamo uccidere dentro l'aereo. Ma ti possono uccidere quando sei dentro, eh? Davvero? Me l'ho ucciso a me prima. Sono entrato quando abbiamo fatto la, la difesa lì. Oh, mi sembra strano. No, no, ti uccide dentro. Allora, tecnicamente non dovrebbero arrivare in tanti, però... Sì. Perché non ci sono basi. Esatto. Qualcuno sta arrivando, perché siamo sempre impegnativo. Sì. Dove cazzo ha lanciato? Questa è molto ben difendibile, sta base. Morto aereo. Assetto. All'arrivo. 30 secondi, ce la possiamo fare. Oddio, oddio, oddio. 10 secondi all'arrivo. Madonna. Mi sa che ci abbiamo fatto. Sì, è tutto. Sì, sì. Ma cazzo sta? Spettacolare. Mo, mo arriva, arriva. Pelican One, preparazione all'atterraggio. L'abbiamo fatta pure con 9 minuti di scarto. Via, via, tutti dentro, tutti dentro.
Tutti dentro, non pensateci. Pelican umano pronto alla partenza. Lancio dello shuttle tra 20 secondi. Let's go! Yes! Pelican umano inizia la risalita. Guarda come rosicano! I costi sotto. Questa sarà un successone, sta missione. La missione è stata un successone, abbiamo fatto veramente tutto. Cioè, tutto no, non lo so, non credo che abbiamo fatto tutto. Penso che abbiamo dimenticato una missione secondaria. No, ne abbiamo dimenticate due di missioni secondarie. Quindi vabbè, abbiamo fatto una merda. Dannazione. Infatti una stella sola. Prestazione non degna di nota. E ti fanno rosicare. GG, abbiamo dimenticato le cose. Dai, che sono quasi aumentato di grado. Tu, Fra, sei aumentato di grado? Che grado sei? 8. E l'impatto 6 è impegnativo. Allora. Mo fate manna a vedere che cosa posso comprare. Mo fatemi vedere che cosa posso comprare. Vediamo un po'. Gli automaton fossero tecnicamente vivi, ma di sicuro ora sono morti. Di sicuro ora sono morti. Allora, posso comprare. Vediamo un po'. Sbarramento orbitale mobile, no. Jetpack missile 110. Ciao caro. Buona battaglia anche a te. Tra poco dovrebbe arrivare anche. Anche coso. Anche fake, in teoria. Allora, il mortaio. Questo lo volevo prendere. O il lanciafiamme. Fra, ci sei? Fra. Asirus è morto. Asirus è ufficialmente deceduto. Preghiamo, preghiamo per lui, ragazzi. Ok. Ok, andiamo a prendere quello col mortaio. Qua ancora siamo lungi dal poter potenziare queste cose. Allora, vediamo un po'. 14. Possiamo comprare. Innanzitutto compriamo questi. Che cosa fa questa? 500. 16 resistenza. Possiamo morire quando subisco danni letali. Ok. E tutti i danni di emorragia in caso di emorragia toracica. Però è bella da vedere. Risparmiamoci i soldi così otteniamo. Azione via drone. Questo non c'è il nuovo potenziamento, no. Allora, questi dobbiamo cominciare. Bellissimi mantelli qua. Bellissimi mantelli. Fra, ci sei? Di guerra premium sono solo cosmetici. Sai che non so che i titoli di guerra premium siano cosmetici. Non so neanche cosa sono i titoli di... No, penso che i titoli li ottieni una volta. Una volta. Ogni tot livello. Penso quindi sì, siano solo estetici. Ogni tot livello, tipo ogni 5 livelli ottieni un titolo nuovo. Non ti danno niente in più. Tipo adesso sono sergente. Tra il 15 dovrei diventare sergente de sto cazzo, non lo so. Sergente che smadonna. Beh,
frattempo Asirus è in coma. Allora, estrazione da missione 3 volte con successo. Boh, ottimo, ottimo, fattibilissima. Per 15 medaglie. Allora, voglio fare, però facciamo a medio. Guardate, vediamo un po' che missioni c'è qua. Infestazione. Schieratevi sul pianeta e annientatela. Questa che cos'è? Allora, le estrattori che sono metropoli hanno smesso di funzionare devono essere riattivate. Ok, gli estrattori. Riattivare gli estrattori. Trova e distruggi tutte le uova di termine. Ok, questa è fattibile. A medio. Naos! Allora, pensavo di fare questa qua. Io non so che cazzo di armi prendere perché... Allora, ho rimesso medio. Aspetta che vedo se riesco a comprarmi qualche arma. Ah, hai messo medio. Sì. No, che siamo solo due. Sì, conviene. A livello nostro conviene. Ho messo quella degli estrattori e quella delle uova di terra. Questa che cacchio di arma è? Il liberatore penetrante com'è, ragazzi? Non lo so, penso che sia un tizio che ti penetra. Non lo so, ti libera e ti penetra, non lo so. Vabbè, andiamo come a livello. Ma che è messo automaton? No, no, siamo andando dai terminidi. Ah, ok. Salto iperluce completato. Allora, Hellbot, pronti. Coordinate missione fissate. Però ho sbagliato che non mi sono preso il lanciafiamme. Allora, qua dobbiamo fare le uova, fra. Te ricordi? Direi sì, che sì, possiamo partire da qua e farci tutto aspetta, il giro. Aspetta, qua. Aspetta, che non stavo manco guardando. Vabbè. Aspetta, aspetta, che non vedo la map. Allora sì. Possiamo fare da qua e facciamo tutto il giro della Madonna di qua. Vabbè, quindi andiamo qua, dai. Qua. Partiamo da qua. Così sotto, che siamo lontani da... Sì, perché siamo lontani dagli insetti. Allora, questo, poi mi prendo il lanciagranate e il cane da guerra. Tu porta... Ah, tu hai preso il jetpack? Sì, lo voglio provare. Ok. Però Betta mi porta un supporto, secondo me. Vai. Pronto? Non pronto? Non può prontare? Ma che cazzo? Non lo so, fra. Dammi corda. Entra! Non può entrare! Non può entrare! Ieri sera abbiamo fatto una missione in Oasi che abbiamo fallito perché alla parte finale... Bello! Alla parte finale si è arrivato... E i cosi, i tornado di fuoco davanti alla missione principale dove dovevamo fare l'estrazione. Ah, sì. No, l'estrazione, dovevamo fare proprio la missione. Lì, sì, no, dove giusto. Dovevamo attivare la missione, c'erano i tornado di fuoco tutti là. Così. Tutti là, stavano tipo 6 tornado di fuoco. Come funziona il jet? Ma non funziona, ma si deve ricaricare, che deve fare? Ah sì, si deve ricaricare. Fra, di qua. Ah, vabbè, non c'è senso allora. C'era il diamantino da te? C'è qualcosa. Sì. Allora, qua c'è sta pure qualcosa. Vai a vedere. Andiamo, che c'è la secondaria. Possiamo anche far così, sì, no? Sì. Allora, crediti super, perfetto. Fra, aspetta. La secondaria la facciamo dopo. Guarda, vieni dove sto io. Perché ci facciamo prima questa base. Nord-ovest. Poi ci facciamo questa qua con le uova, ci facciamo tutte le cose e poi la secondaria ce la facciamo lì a giro. Ah, proprio cazzo duro senza futuro. Ok, vieni qua. Oddio, quanti cazzo sono?
Ma c'hai la falce, c'hai? Sì. È buona? Mmm. Allora. Ok. Ok, qua ce n'è uno. Una base che sta qui. Eccola qua. Sto arrivando. Eccola qua, li vedo da qua. Vai che lancio una cosa, vai. Mi si è bloccato. Via da lì! Via da lì! Via da lì! Ba-ba-ba-ba-boom. Non le ha chiuse, vabbè. No, no, strano. Avamposto di insetti. Poi c'ho il lanciagranate, quindi posso chiuderlo più agilmente. Apposto. Ah, ho lanciato le cose, vabbè. Allora, poi possiamo andare... Io direi fai il giro da su, dai. Da su, sì. 100 metri. Minchia, sto pianeta è figo. Attenzione, state lasciando l'area della missione. Sta cazzo di area della missione. Facciamo il giro troppo largo. Lasciamo talmente largo che esce l'area della missione. Ah, sì, è vero. Di nuovo? Ah, ha sbagliato lato. Porco giù, sta cazzo di mappa non riesco a regolarmela, te lo giuro. A volte è buio. Allora, dobbiamo distruggere le uova qui, quindi... Ah, qua sono? Ah, sì. Qua dentro. Richiesta di attacco orbitale! Attenzione! Madonna! Ok. Dobbiamo anche chiudere i nidi. Uno è andato. Porca puttana. Porco Giuda. Freccia degli insetti. Attento, bravo. Ok. Ultima carica. Porco Giuda. Inviato un eagle. Attenzione. Dove cazzo stanno ste uova, fra? Qua dove sto io. Aia, mi ha fatto male. Io non le vedo. Ah. Attenzione, ci sono i nidi. Cazzo, 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 cazzo. Ai 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 ai. Boom. Attenzione, dobbiamo distruggere. Ottimo. Ok, uno è andato. Bingo. Su. La voleva uscire, sì. Ok. Sti cazzo di cosi. Ok. Oh, comunque sta pistolina qua ancora non è finita. No.
ci stanno le cose, le chiudere, eccole qua. Una. Ce ne stanno altri sicuro. Ah no, no, ok, abbiamo fatto. Abbiamo fatto. Ok, andiamo sopra. Sì, abbiamo fatto, abbiamo fatto. Se guardi la mappa. Ah, non te lo dice però, Aria, sicuro. L'ha detto prima. Ok, dove mo? Sopra. Di qua. Di qua, ok, dritto. Perfetto. Madonna. Tra poco posso pure ricamare il lanciagranate. Io c'ho una sentinella che useremo per l'estrazione. Sì. Devo riarmare l'Eagle, che palle, pure riarmarlo. Dio. C'è qualcosa qua? Ok, dove dobbiamo andare? C'è un attacco di precisione, glielo lancio qua, ok, che c'è una cosa grossa. Cazzo, avamposto di insetti. Ok, ho chiuso una. Ok, fatto. Allora. Bella così. Vai. Mo mi chiamo il lanciagranate e chiamiamo i rifornimenti. Allora. E mo dobbiamo andare a fare secondaria. Aspetta, chiamo il lanciagranate perché mi serve. La democrazia! Ciao Fake! Ciao Giardino! Ciao ragazzi! La democrazia non si esporta da sola. Allora, mo qua ci sta una qua. Ci dovrebbe essere anche un diamantino qua dentro, fra. Sì, aspetta. Fra, coprimi. Devo fare un'operazione delicata. E vieni, 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 Fake. Vieni, vieni, entra, entra. Se non posso aggiungerti. Yeah. Baby, yeah, baby, yeah. Baby, 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 yeah. Aiutami, Fake! Ma che sta qua, però? No, sto aspettando che Fake entra. Ma c'è un tornado di fuoco, quindi andiamo avanti. Oh, cazzo! Fake! Sai com'è? No, entra su Discord, che così ti possiamo aggiungere. Ci sono. Ok. Aspetta, fra, proteggimi anche dai tornado di fuoco. Come ti proteggo dai tornado di fuoco? Entra su, entra su una lobby. Entra su una lobby tipo gaming che ti sposto. Fra, corri! È un tornado al Eccolo! Eccolo, eccolo! Ah! Fake, ci sei? Dobbiamo andare qua, dobbiamo andare qua, non perdiamo la cosa perché sennò moriamo col fuoco poi. Sì. Via, via. Madonna. Sì, sì, ti sento, sì, sentiamo. Sentiamo. Mamma che cardo che fa qua. Corri, corri, maledetto il divers, corri. Come va adesso la connessione internet? Cioè, bene, bene, bene. Bene adesso. finalmente che adesso c'ho la connessione pure sulla tazza del cesso, pure sul letto, mentre dormo. Allora, devo usare un SOS per chiamarti, Fake? Oppure no, mi sto unendo alla squadra. Ah, perfetto. E sì, ora dovrei lanciarmi tra poco. State contro i terminidi, giusto? Sì, 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 sì. Ho fatto una piccola strage. Fra, quante ne hai lanciate? Mamma mia, quanto è buono il lanciagranate. Altro che, vabbè. Io me lo porto sempre contro i terminidi.
Mi sono ucciso da solo perché mi è passato un termite mentre, davanti mentre lanciavo la granata. No. Oh mio Dio, quanti sono, corri! Come si dice, allora, meglio un soldato morto che un soldato coperto. Codardo, giustamente, come diceva Cosa. Ma ti dico una cosa, sappi che moriremo tante volte con Asirus. Ieri mi ha ucciso... Ma se mi hai ucciso tu oggi 15 volte, no, 15, ieri notte mi ha ucciso 6 volte. Perché lui quando va in panico e vede i nemici lancia attacchi orbitali. Anche se ci siamo noi. Anche se ci siamo noi lancio attacchi orbitali. Oh, tipo adesso. Vabbè, tipo adesso ci sono 15 cose, male, no? Ci sono i lanciare le granate dentro, se no non ha senso. Lo so. Non ne ho, mi servono i rifornimenti, non ne ho. Ma io c'ho il jetpack, lo devo usare. Non so che cosa sta facendo. Però lanciate una granata che non ne ho. Ma io le sto lanciando io. Sì, pure io, posso. Io sono andato tutto convinto davanti alla tana, poi mi sono accorto che non c'avevo le granate. Allora, ragazzi, abbiamo la missione secondaria qua. Andiamo là. Andiamo direttamente qua che qua siamo circondati da Siamo circondati via, da nemici. Via. Io sono circondato dal tuo raggio del cane da guardia, mamma mia. Ma distrutto prima. No, poi quasi one shot. Ma perché devono fare sta cosa? Secondo me almeno sul cane da guardia dovevano sistemare. Perché è troppo. Aspettate, la butto giù io senza che ci avvicini. Sì. Vabbè, lancerà 500? No, non l'ho nemmeno messa, mi pare. No, una panda. La Madonna. A pasta. C'è un'altra un'altra cosa qua sopra. Sì. Io però ho solo una granata. Aspetta. Ci penso io. Mandati rifornimenti. No. Ah, ok, pensavo stai per lanciare qualcosa. No, rifornimenti. Tipo, ok, mi servono rifornimenti. Ok, attacco. Sì, vabbè, è blu. Let's go. Posso andarci anche da solo, tanto è uno solo. Ma dove? Dov'è? Dove sto andando io? Beh. Ah sì, era piccolino, dice. Ah! Meno male che non fa un cazzo. Non attacco infinito, no. Se fosse stato per Asirus avrebbe lanciato attacchi orbitali anche nella vita reale. Oh, zio, io non c'ho le armi che c'ha lui. Fake avanti. Quando arrivo avanti pure io, poi vediamo. No, ma non vuol dire niente. Merda. Non vuol dire niente. Ma guardate che il liberatore è stupendo, Cos'è il liberatore? È l'arma che ti danno all'inizio gioco. Ah, il liberatore quello iniziale? Sì. Io ci ho preso sto laser del cazzo che fa cagare. Ma fa proprio cagare. La falce non fa cagare. No, dico, c'è un pianeta. È un pianeta caldo, quindi. Un pianeta caldo questo. Sì, quindi... si surriscalda l'arma, ok, esatto. Ma no, dico che non fa danno, però. Cioè, è meglio scaricato contro gli tutto il caricatore, forse contro gli automata sono buoni. Sì. Comunque, io non vorrei dire nulla, ma i Terminidi sono quasi estinti nella galassia. Conviene combattere contro gli automaton, se no invadono la superterra. Sì, effettivamente sì. Sì. Che succede se invadono la superterra? Finisce la guerra. Oh no, aspetta, penso che bisogna combattere per la superterra. Ah, ok. In quello vecchio finiva la guerra e ricominciava. Chiedo un attacco orbitale. Invece in questo dovrebbe... Ci sta qualcosa qua sopra? Combattere per la superterra. La torre. Aspetta una breccia comunque qua dietro. Ah, ecco. Ah no, aspetta, è solo fumo, Breccia degli insetti! No, ecco, breccia degli insetti, l'ha detto mo. Proprio qua sopra. Comunque è buona sta specie di Uzi, Porca troia, li scioglie. L'arma secondaria? Porca puttana!
La pistoletta, dici? Sì, sì, sì. È quella che uso io sempre, calcola, perché come primaria ho la pompa, quindi quando è una roba le munizioni. Minchia, ma li scioglie. Ok, dobbiamo attivare il terminale. Vai, io rimango qua alla parabola. E io invece guardo e osservo. Ok, mi sembra libera la zona. Mi sembra abbastanza libera. Sì, poi lo puoi vedere anche dalla minimappa se la apri. Vedi come si è vicino. Abbiamo quasi debellato la piaga dei terminidi. Stanno veramente sbagliando. Come il tempo della community. Allora, qua oggi è brutto tempo, però è nuvoloso, ma non piove e fa freddo. Saranno 6-7 gradi. Perché gli automaton, guarda, ieri ci siamo messi a fare delle cose, io e Asirus, a impegnativo in due, a debellare i nemici difendendo l'area. Ci buttavamo sopra le cose in alto e lanciavamo le cose dall'alto. Oh, ditemi. Oh, raga, ma che cazzo sta a fare sta cosa? Devi allineare il coso, allora deve girare. Sì, ho capito, ma ci mette la vita ad arrivare. Vai, vai, gira, stop. Vai, Fra, adesso devi attivarlo. Okay. Quindi adesso se guardi la mappa, Fra... Sì, comunque perché dava input lag sto coso quando lo vai a fare. Allora, quando fai queste cose, se vedi la mappa, adesso ci abbiamo tutto sbloccato. Ah, tutto sbloccato, vai, andiamo a prendere il più possibile. Esatto, prendiamo il più possibile. Madonna, è caduto da 1,5 metri e si è fatto male. Sì, perché anzi fa malissimo il player, io mi sono accorto. Ah, prima mi sono bloccato dentro un albero. Mi ha dovuto uccidere Shaka per tornare. Anche perché a me servono campioni, raga. Io devo farmare i campioni. Perché sto... Piglia. Che qua è un bunker, no? Ah, i bunker gli dovete lanciare le granate per aprirli, Questi qua, tipo, Solito... No, di solito quegli altri che abbiamo aperto si aprivano tipo in due. Ah, quelli coi tatti, quelli chiusi sembrano tipo dei container. A me però qualche Che cazzo c'è sta qui? Abbiamo preso? Ma tu oggettivamente come fai a prendere tutta la roba con 40 minuti? Cioè, è impossibile. Devi sbrigare. Che cazzo è questa cosa qua? Perché è aperto? No, invece c'è un punto interrogativo, vediamo che ci sta. Sono solo munizioni. Poi ci sarà un campione qua da qualche parte. No, ma quando metteranno i veicoli, raga, sarà uno spettacolo, secondo me. Sì. Sarà bellissimo. Perché così un po' ti scazzi, porca troia. Ma per lo più perché ci metti tanto a fare le mappe così grosse. Cioè, ci vuole proprio tempo. Abbiamo chiuso questo? Ok, adesso sì. Sono io l'ultimo. Perfetto. Se vi rallentano, lanciatevi a terra. Se vi rallentano quei cose che esplodono. Allora, qua ce ne sta un altro, esatto. Metto un segno, Lord Ove, 5 metri, ti piace il sapore della libertà? Ok. Qua ce ne dovrebbe essere un'altra. Sì. Poi raga, piglia tutto è assurdo. Infatti. A sto punto finiamo quella finiamo la missione che abbiamo qui e poi andiamo a raccattare la roba mentre andiamo all'estrazione a sto punto. Prima di andare all'estrazione. Ah no, perché stavo andando dalla parte opposta, mannaggia la mappa. Stavo andando alla parte opposta. Senti, c'è un tornado di fuoco. Ho notato. Aspetta che io c'ho il lanciagranate. Posso fare vabbè, qua niente. Porca troia, che cazzo è? Andiamo via, Grazie, che cazzo Quake! Scusate, che cazzo era? Lanciava più lontano. Colpa mia. Ma ieri Asirus stavamo a fare la missione, l'avevamo vinto.
mi ha tornato di fuoco. Oh cazzo. Ricordatevi, riprende i campioni. Non posso perché ci sta il tornado. Sta ritornando solo. Li prendo io. Lo stanno? Qua. Presi. Equipaggiamento in arrivo. Indicato armi avanzate. Ok. No, perché non passa da qui? Devono aggiustarle ste cose, regà. Guarda lì! Ma sono buggato. Che vogliamo fare, ragazzi? Vogliamo andare a fare la missione principale e poi cerchiamo di raccattare un po' di roba in giro? Sì, penso sia la cosa migliore. Almeno il tempo che rimane possiamo utilizzarlo per... Quindi andiamo a fare... Per prendere qua, allora. Allora dobbiamo andare qua sotto. Ah, distruggere uova. Qua lanciategli tranquillamente tutto quello che avete. Tanto vanno solo distrutti. Sì, ok. Eccoci qua. Maledetti campioni, io veramente li devo farmare perché non c'ho un cazzo. Li ho ripresi io tanto. Ah, perfetto, perfetto. Ma se veramente sono pochi quelli che si trovano. Lo so. Aspettate, gli lancio il laserone. Tutto abbiamo lanciato. Sì, ma fai bene, non ti preoccupare. Ma a quanto pare abbiamo fallito. No, no. Allontanati. Vai. Allontanati, fra. Asirus, allontanati. Che ha lanciato? Sta corbitando. A posto. Qua c'è ancora... Ok, non so, non andiamo... è ancora chiusa. Possiamo andare... non è qua. Chiuso. No, sta uno qua. No, comunque sta mitraglietta è fenomenale. Sta... La cosa è spettacolare. Oh, ma il lanciagranato, cazzo, piglio? È nelle cose secondarie. Gli lancio io una granata. A che livello, intendo? Già alto livello dovresti prenderlo. Dovresti essere in grado di prenderlo, solo che costano. Tra i stratagemmi lo trovi. No, sapere il livello. Io vado a prendere questo qua. Che ci avete un tornado di fuoco vicino. Oddio. Ma questo è a livello medio, no? Sì. Sì, adesso è medio, si vede. Si vede che è medio. Sì. Infatti dicevo, se volete spacciamo. Perché non abbiamo i charger? Fare uno più. Andiamo a fare uno. Perché non abbiamo i charger? Senti una cosa, Fake, contro i charger, cosa conviene utilizzare? A parte allora, le preghiere. Il cannone a rotaia orbitale. Che è la gemma che trovi... Sì, l'ho visto, è quello che praticamente lo tiene sempre di mira, tipo... Esatto, perché è uno stratagemma che colpisce il bersaglio più grosso. Ok. Ha un colpo solo, sì, però colpisce il bersaglio più grosso e di solito lo sciotta. Ah, sì. Comunque ho trovato un bunker qua, ecco, ci sono. Se no anche il cannone quasar. Cannone quasar, ok. Quello quindi lì cose del tipo anticarro, queste cose qua non contano un cazzo. No, anche anticarro va bene, però l'anticarro lo puoi usare una volta sola. Oh, credi super più 20, mica male. Non male. Minchia, credi super più 20. Sbaglio, c'era Giardino che l'ha chiesto, era Alex, non mi ricordo. I titoli guerra premium servivano solo per le cose estetiche. In verità servono anche per sbloccare i pacchetti, i bundle aggiunti, quindi nuove armi, nuove skin. Ah, sì? Cioè? Quindi, cioè, sostanzialmente il gioco può essere, tra virgolette, pay to win se tu vai a spendere, ma puoi anche farne a meno, perché prima o poi le prendi le cose. Sì. Sì. Questa è la cosa buona. Esatto, calcola, per sbloccare un pacchetto che tu puoi anche pagare con soldi veri, insomma, servono 1000 crediti. Ci vuole un po' a farli, però li puoi fare tranquillamente. 1000 crediti? Sì. Super? 1000 super crediti, sì. Ah, io ce n'ho quasi... Ce li ho quasi. Guarda, ci dovrebbe essere un campione qui. Qua, sì. Eccolo qua. Due. Aspetta, prendo le munizioni.
Tanto ce la facciamo a fare tutto. Cioè, tutto no. Sì, almeno queste qua intorno sicuramente. Sì, ci abbiamo 13 minuti. Il Eagle, sì, Eagle, okay. Pelican ci mette pare 2 minuti ad arrivare. Un minuto e mezzo. Ah. Mm. Guarda, guarda, è forte qua. Queste sono tombe di Helldiver. Ah. Sono le nostre tombe, praticamente. E qua tombe c'è qualcosa... di altri Helldiver. È figo, però. Cosa sono questi qua con luogo di interesse secondario con cerchiette e il rombo sopra? Vuol dire che sono i diamantini che abbiamo preso. Ah, quello okay, indica perfetto. Che è stato preso tutto in quella zona. Ma questo? Sud, 100 metri. Vediamo un po'. Per ora non mi sembra che si arrivino nemici. No, c'è qualche pattuglia qua intorno, quindi bisogna giusto stare un po' attenti. Ma li sto portando io i nemici, non vi preoccupate. Grazie, grazie. Come al solito. Ve li porto io, ve li porto io. Sono dietro a te, Asilus. No, sono io. No, questo non me lo prende. Ah, ok, questo infatti l'ha preso. Volendo possiamo andare all'estrazione. Okay. Cioè, ci sono un paio di diamantini dove siete voi, però, raga. L'ho preso uno. Uno è quello delle tombe, però non mi fa prendere nulla. Ci sono giusto delle munizioni. Vediamo se le prendo e lo disattiva. Oh, boh. C'è pure un altro vicino a voi dall'altra parte. No, mi indica comunque il diamantino. Boh, che strano. Stanno arrivando. Richiedo un attacco orbitale. Aia. Ok, 2, 3. Dovrebbe essere un diamantino qua. Porco. Cos'è? Ah, sì, è una tomba. Non so perché non si disattiva. Può essere anche solo un bug. Ah, ok, allora probabilmente è un bug. O forse quindi c'è qualche andiamo... campione. Sì, andiamo possiamo andare all'estrazione. Possiamo andare all'estrazione, secondo me. La segno. Ah, aspetta che c'è sta pure. Ah no, quello forse è un po' troppo distante. Vabbè. No. No, ci conviene andare. Mancano 10 minuti. Sì. Giusto per sicurezza, anche se siamo medio, quindi. Dubito che troviamo. Senti laggiù. Vabbè, non gli dovevate sparare per forza, era solo per segnare dire attenti. Vabbè. Ogni termite buono è un termite morto. Esatto. E ricordate, se il nemico prova un approccio pacifico, non credetegli, sparategli. No, sparategli. Comunque un piccolo consiglio, quelli un po' più grossi, se gli sparate alle zampe muoiono subito. Muoiono subito perché sì, cerco di... li spacca. Li spacca. Li spacca. Muoiono subito perché li spacca. Richiedo un'estrazione. Ok. Estrazione confermata. Estrazione confermata. Il lanciagranate è veramente divino come cosa. Contro i terminidi sì, perché puoi distruggere così i gruppi grossi di quelli piccolini. E in più puoi anche chiudere le tane. Un minuto e 30 secondi all'arrivo. Pa 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 pa. Fra, adesso dove... Guarda, ti sfido... No, 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 non ti sfido. A fare? No, no, niente, non te lo dico perché tu lo fai. Cosa? Lanciare un attacco mentre siamo qua, in aereo? Qua, no, no. No, ragazzi, per favore. No, no, non lo fare. Non lo fare. Stavo scherzando. Ma si distrugge, si distrugge questo? No, non il si distrugge. Il Pelican, dici? Con la torre. La torre per richiamare, questo no, qua, il... Distrugge. Ah, ok, meno male. Direi... Beh, sarebbe stato più difficile. No, che fai? Non puoi fare più l'estrazione. Per se... morire, basta.
volta. Esatto. Però sarebbe stato figo se avessero fatto che era distruttibile. Più estrazioni. Era distruttibile, esatto. E poi magari dico ricalcolo estrazione da un'altra parte. E quindi tu dovevi andare un'altra parte. Penso che comunque saranno tutte feature aggiungeranno, perché Arrowhead ha detto che vuole aggiungere tante secondo cose. Me sto gioco diventerà sempre, cioè cambierà un sacco da qui a un po' di tempo, no? Perché sta macinando player. Finalmente lo posso fare anch'io. Domani. Aspetta. Non posso farlo qua. Che cosa? No, non me lo fa fare. Spostati un po'. Fare perché? No, te che quasi vuoi, fra? Quasi non si vive. Forse! Aspetta, dammelo, dai. E mo ti immagini Asirus parte da solo. Eccoci. No! Richiamatemi, prendete i campioni per terra. Sono quelli sbirlucciano a sinistra. No, sta arrivando il coso di fuoco! No! Non ci credo! No! Vedi a fare i cazzoni! Fate una cosa, appena atterrate, iniettatevi uno steam. L'ho fatto. Anche se vi prendono le fiamme, non vi fanno. Io sono dentro l'elicottero! Morite! E niente, è andata! È andata! Siamo partiti, io e Asirus. Avete a fare le cazzate! No, ma mi è caduto addosso il Ma devi mai stare sotto quando c'è l'estrazione. No, mi è arrivato proprio addosso. No, abbiamo fatto così una buona, un'ottima missione. Adesso abbiamo fatto per colpa completa. Eh sì, quasi completa per colpa della mia morte. Faremo 2 stelle. Ah no, 3 stelle. No, no. Tre. Dovrei fotte un cazzo alla democrazia. Esatto. Ha una questa cosa. Sei soltanto un altro inutile, anzi utile soldato che deve morire. Ecco, ho fatto livello. Dai, ho fatto livello. Il conto dei soldati morti per la democrazia quanti sono? Era bello se te lo diceva. C'è scritto? Nella mappa galattica, sì. No, dove, scusa? No, che figata. Quando vedi tutta la mappa, però non i singoli pianeti. Ok. No, voglio vedere. C'è tutti i player morti fino a mo. C'è anche il numero di colpi sparati. No! Voglio andare a vedere. Miliardi, una cosa assurda. Allora. Qua? Vediamo. Ehi, ho l'80% di precisione. Il nemico mica sta male. Provando ad impadronirsi di uno dei nostri pianeti. Dove si vede? Allora, nemici uccisi. No, diver caduti. Esatto, il diver caduti. E il diver attivi. Ma dove si... sparati. Nemici uccisi. Sono 7.254.641.670. Perché vedi 7 miliardi di nemici uccisi? Io no. Ne vedo di più. Non è sei sul pianeta. Dove lo vedi 7 miliardi? Nemici uccisi è tipo 300. Bravo. Che sarà? Miliardi? Quanti numeri so dopo? Guarda sulla sinistra, fra. Tutto a sinistra. 9. Ci sono dei. Sta vedendo. Si vede in live, ragazzi. Lo vedo in live. Aspetta. È vero, lui fa molto di più. A lui gli fa di me, molto di più. Ah, forse sì, gliel'avrà aggiornati, a noi no. È probabile, sì. Diver caduti, 1 miliardo. No. 173.289.028. Sì. Proiettili sparati è una quantità immonda. 39 sarà miliardi molto di proiettili. Tipo 200, una cosa assurda. Io calcolo che devo fare 3 missioni con le estrazioni con successo per ottenere 15 cose. Medaglie. E questa mi ha fatto fallire. Questa. Andiamo a fare gli automaton piuttosto. No, ragazzi, devo staccare purtroppo. Come devi staccare? Non era l'una. Perché devo andare a prendere Francesco tra un po'. Devo mangiare ora e poi. Vabbè, andiamo io e te, Fake. A questo punto conviene a medio o impegnativo? È uguale. Aspetta, fammi vedere una cosa. Fammi vedere se posso acquistare qualche altra cosa. Ho comprato. Ciao, bello. Ciao, bello.
Ho comprato la sentinella con il mortaio. Se mi serve, se serve. Attento, però quando la metti, il problema, sai qual è? È che se ti si avvicinano troppo i nemici, vieni colpito anche te dai. Quello serve per distruggere le basi, per esempio. Può essere utile per distruggere le basi, no? Il mortaio no. Di solito serve quando ti si avvicinano gruppi di nemici. Ok, quindi non conviene mai tenerla quella, fondamentalmente. Giardino dice, fai una run in easy. In easy no, no. Ma quale easy? Se no, no, più che altro perché non sali di livello. Cioè, sì, sbarramento orbitale esplosivo da 120 mm. Non conviene. Non è male, però sai qual è il problema? Sia del 120 che del 380. Sono poco precisi. Ah, ok. Calcola, il 380 io lo usavo ogni tanto. Devi proprio correre lontano, lontano, lontano. Che stai sicuro che se tu lo lanci al centro della base prenderà, farà il cerchio dei buchi tutto intorno alla base, ma non prenderà mai la base. Ok. Allora, pompaggio orbitale. Poi prenditi o il laser orbitale o il cannone a rotaia orbitale. Allora, sono tutti cannone orbitale. Cannone orbitale a laser, quindi... No, sono tutti dal livello 1, dal livello 15, uno dal livello 20, quindi ancora sono parecchio indietro. Se vuoi prendere uno sbarramento, prendi il 380, se proprio lo vuoi prendere. Paserone! Laserone. No, no, lo sbarramento non me lo tengo. Mi tengo questi soldi perché voglio... Allora, che mi convenrebbe sbloccare dopo? Io sto guardando la roba e poi sbloccare. Cannone quasar, appena ce l'hai, sbloccalo. Sì, quello sì, assolutamente. Non ce l'ho adesso. È a livello 18, se non sbaglio. Allora, sì, esoscheletro patriota va assolutamente sbloccato. Allora, sentinella è un cannone automatico? No, secondo me... No, io qua delle cose ho bloccato. L'unica cosa che voglio sbloccare è il lanciafiamme per i terminidi. No, perché l'hanno nerfato. Ah, il cannone automatico voglio prendere, prossimo. Cannone automatico è una bestia. Lo so. Soprattutto contro gli automaton è una mano santa, anche quando giochi da solo. Però è comunque colpo singolo e se ci sono gruppi di nemici non conviene. Dipende, perché non è che spara lentamente, cioè anche se è colpo singolo. Non è un colpo cooldown, un colpo cooldown, può sparare ripetizione. Sì. Quindi questo qua sarà il mio prossimo acquisto. Oh, livello 12. Sono a livello 12! Ah, che conviene fare? Provare impegnativo o andare a medio? No, a parte che questa la dobbiamo finire. È una missione a coppia. Ah, ok, allora finiamo prima questa dei termini e poi facciamo qualcosa degli automati. Helpo, pronti. Attacco con propulsori orbitali. Attacco con madonne orbitali. Allora, qui direi di essere... qua. E poi facciamo il giro della... Facciamo i nidi, poi la secondaria, facciamo un po' e ciccia. E poi Allora, tu che ti porti? Allora, questo. Siamo a medio, vero? Sì. E allora mi porto una 500. Prendo il cane da guardia. Il lanciagranate. Lanciagranate lo porti tu? Sì. Allora, invece di difesa, che di cose che potenzialmente che ti prendo? Mi porto un generatore di scudi. Ok, allora io mi prendo... Intendi il potenziamento, okay, sì. Quello di salute. Ok, vanno bene così, sì. Lancio avviato. Massimo in 4, purtroppo sì, si può fare massimo in 4, però è tanta roba, raga. È veramente tanta roba. Il paserone. Ieri sera Asirus non so quante volte mi ha ucciso. In una missione penso che mi abbia ucciso 6 volte, perché ho detto come lui va in panico e di conseguenza lancia attacchi orbitali. Cioè ieri stavamo a fare l'estrazione e a un certo punto mi ha lanciato
stavo guardando per terra una cosa. Non c'erano nemici. Ha lanciato un attacco orbitale contro dei nemici che erano vicini. E l'attacco orbitale mi ha preso pure a me. Poi ovviamente è arrivato il Pelican e se n'è andato. Ah no, perché avevamo finito i rinforzi, tipo una cosa del genere. Appena c'hai la possibilità, prenditi quello che ho io adesso addosso. Che cos'è? Generatore scudi? Sì. Ok, andiamo là. Sia contro gli automaton che contro i terminidi è una mano santa, perché attutisce qualche colpo prima che ti fa danno alla salute. Ah, ok. Sono io prendo. Copre tutto, copre tutto, anche, che ne so, danni da fuoco, roba simile, tutto. Poi una volta che si è disattivato, dopo un po' si ricarica e si riattiva. Ok. Sì. Campioni presi. Ho segnato una... Ho visto. Un nido. Ho visto. Tanto sicuramente nel percorso troveremo qualcos'altro. Sì, c'è anche un... Attento, basta. Poi c'è qualcosa. Sa che c'è un lanciagranate qua. No, c'è il cannone a rotaia. No, è inutile contro i cosi. Contro gli insetti è inutile. Dai. Lupi una volta era utile perché era molto forte, a mo l'hanno nerfato. Quindi. Che palle però che nerfano ogni cosa. Lo so, però devono mettere un certo equilibrio nelle cose. Io perché giustamente... Che c'erano armi che erano sgravate, tipo quella che ho io come principale. Quella spezza ossa? Aspetta, c'è un container là, spostati e lancia una granata. Ah, questi qua vanno lanciati con... vanno distrutti con la granata. Che si aprono dentro ci stanno tipo i super credits o così. Medaglie e super credit. L'hanno nerfato perché era tipo l'arma non plus ultra del gioco. Ah, c'ha la potenza di un fucile a pompa, però c'aveva il rateo di fuoco di una specie di mitra. E quindi era tipo impossibile non uccidere i nemici con questo. Infatti. Che non l'hanno nerfato. Aspetta, fermo, gli lancio un attacco orbitale o esplosionario. Chiedo attacco orbitale. Pure io, abbiamo lanciato i due. Oddio, l'ha infilato su... Sì, sul tizio. Madonna, guarda, è bello. Mamma mia, questa sì. Che va a finire. Cioè, lancia granate, tecchini. Sì. Vai, intanto io ti copro. Dove sta l'ultimo? Eccolo qua. C'è neanche uno là, dietro a te. Ah, ok, non l'avevo visto. Eh no, ci devi andare davanti. A posto. Io devo... mi servono un botto di campioni perché devo potenziare le cose. Allora, qua sopra c'è la... l'ho visto. Stanno arrivando i nemici da te. Andiamo alla missione secondaria e poi... C'è il nido qua pure a destra. Sì, andiamo prima a secondaria così. Questa dobbiamo fare, dobbiamo interrompere la comunicazione, no? Sì, bisogna distruggere sempre quell'antenna là. Ok. Ci pensi tu o ci penso io? C'ho una 500, quindi... No, vabbè, c'ho l'eagle carico così. Ah, ok, lancia l'eagle. Comunque, se ti lanci in avanti così, mentre lanci... Lanci più lontano, sì, me lo ricordo questa cosa che... Vediamo un po' se c'è qualcosa qua. Oddio! Sento che... sentita questa cosa che dicono? Another che one bite the dust. Un altro che mangia la polvere. E vuol dire che sulla superterra esistono i Queen. Sì. Ah, questi è vomitano bile. Eh? E ce l'hai davanti. Sparagli in faccia. Se spari in faccia li uccidi subito. Ok. E questi mi hanno creato non pochi problemi ieri. Porca miseria. Oh, è vaffanbene. Ok, non mi pare che ci sia qualcosa da prendere qua. No, se non vedi campioni oltre, no. Allora c'è questo qua sopra. Semplice.
Poi ce n'è un'altra sopra. Ah, ok, tu hai segnato quell'altra, ok. Sì, sì, sì. Mo sto a seguirlo questa. Dovrebbe essere solo uno, tanto. Attento ai fiori per terra. Maledetti, questa è disseminata proprio. Per fortuna però non ti ammazzano. Ah no, questi sono tre. Infatti. Avamposto di insetti. Attento, ce n'è uno grosso. L'ho visto, visto. Questi grossi sono bastardi perché continuano a camminare anche se gli distruggi le zampe. Come cazzo camminano? Aspetta, c'è un gruppo là davanti. L'ho visto. Allora, allora, tecnicamente ce n'è uno qua, a sinistra. Cioè a destra. Allora andiamo prima a questo, poi scendiamo, sì. Dai. Io devo chiamare i rifornimenti, sì. Chiamali. Ma più che altro per il lanciagranate, perché dovrebbe essere un momento di calma, anche se abbiamo qualche minuto davanti. Ah cazzo, stiamo uscendo all'area della missione, vaffanculo, assorbe. Camminano! Attenzione, state lasciando l'area della missione. Ma che cazzo sta lasciando l'area della missione? No, no, no. Attenzione che ce l'abbiamo dietro. Sì, lo so. Allora, qua sta proprio qua sotto, eh? Eccola là. Sì. Ci pensi tu o ci penso io? Hai nidi? Sì. Se uno solo dovrei farcela anche da solo. Però non lo vedo, cavolo. Mi sa che sta da dentro. Attenzione, attento, levati, che pulisco. Cavolo, si è aperta una breccia. Eccolo, l'ho trovato io nel nido. Distruggilo, vai, distruggi. I bastardi vomitano, sono veramente stronzi, guarda. Guarda come giochiamo in modo più pulito senza Asirus. È vero. Oddio. Ho distrutto io. Ok. No, povero Asirus. Scherziamo, gli vogliamo bene. No, non è vero. Gli vogliamo male e non deve più giocare con noi. No. E tu lì non si gioca più. Allora, qua c'è... C'è quella... C'è un'altra qua... Oddio, allarme tornado di fuoco. Li odio, sti cazzo di tornado di fuoco. È un vomitatore qua. Lo so. Un vomitatope. C'è una cosa secondaria qua. Dov'è? Dove sono io? Dove stanno anche i tornado di fuoco? Sì, però li puoi girare. Ok. Che dobbiamo fare qua? È una parabola. Ah, ok. Cazzarola. Brigati. Stanno arrivando i tornado. Ma da, maledetti sti cazzo di tornado di fuoco. I calcola li hanno anche resi più bastardi. Perché? Non lo so. Cioè nessuno gliel'aveva chiesto. Nessuno a Roed cioè dovreste rendere i tornado di fuoco più bastardi. O forse magari avranno letto qualche thread in cui dicono: ah vabbè, ma i tornado di fuoco sono fighi, ma fanno un cazzo. Può darsi. Aspetta, ne stanno a passare proprio là sul terreno. Lo so. Io mi sono dovuto spostare. Che stanno proprio sul terminale. Quanto cazzo ci mettono a spostarsi? Ok, quasi carico. Camminiamo col Pipo. Ok, vai. Ok. 30 minuti alla fine della missione. Dimmi. No, cazzarola! No, aspetta, ti richiamo. Pensavo di... Vediamo qua dove sto io. Ok. Ingegner cane! Aspetta. Mille mila! Mille milioni! Mille milioni!
Madonna, mi sei passato un centimetro dalla faccia. E mo come cazzo facciamo a andarsene da qua? Vabbè, intanto fammi girare questa. Ci penso io. Ok, è perché qua è tutto infuocato, capito? Quindi facciamo la fine del della Madonna di Lourdes, così. Aspetta, okay. Fai una cosa. Dimmi. Vieni qua, dammi un colpo di fucile. Con la levetta. Uno solo però. Ancora? Ancora? Ok, ora dammi un colpo di fucile. No! No! Ah, fan bene. Perché ti sei fatto uccidere? Io volevo farmi dare il colpo di fucile per togliermi la vita, così poi utilizzavo uno steam e potevo correre. Ah, ho capito. Però l'ultimo colpo mi ha buttato a terra, non me l'aspettavo. Scusa, sono troppo potente. Perdonami, por mi vida foca. It's over 9000. It's over 9000. Penso io al termine. No, non è. Hai spostato la cosa, quindi no, devi andare a rispostare la cosa. Ci sta. Mo non ci posso ritornare io. Aspetta, fai silenzio, dovrei sentirlo. Ah, te lo dico io, si è allineato. No, torna indietro. Vai dall'altra parte. Ok, dovrebbe essere allineato. Sì. Solo che adesso sono circondato tornado di fuoco, quindi non posso andare a attivare il terminale. Mannaggia, sti cazzo di tornado di fuoco. Ieri così, per colpa di questo abbiamo fallito. Attento, fake! Fake Usama! Tranquillo, la democrazia mi rende immortale. L'abbiamo fatta? L'ho fatta questa? Sì. Allora, levamoci dal cazzo. Allora, potremmo andare a fare questi piccoli. 100 metri! Andiamo a fare questa, c'è pure un... Ok. Andiamo. Un punto interrogativo. Ok, possiamo ripassare qua, i tornado si sono spostati. Ciao, Raven. Vi chiedo un attacco orbitale. Di già. Ci sono davanti a questa cosa. Freccia degli insetti. Aspetta, c'ho una 500, gli tiro quella. Ah, perfetto, va bene. Revenant. Nel frattempo c'ho il Raven che mi viene a fare una capatina qui a farmi le coccole mentre gioco. Oh, che carino. Spostati così si spostano, sì. Sì, praticamente sì. Distrutto. Ah, quello ancora non è distrutto? No. Mancano due nidi qua dentro. Uno là. Uno già fatto. Fatto. E uno là dietro, probabilmente. Sono qua. Guarda, ce n'è uno qua, dove sono io. L'ho visto. Devo evitare, devo fare il giro perché... No. A posto. E qual è il punto interrogativo? Ricarico! Ci sarà qualche campione, forse. Eccolo. Okay. Sei forte, direi... campione! Andiamo a fare quella che hai segnato te, va? Sì. Ma sotto ci sono tutti i diamantini che non abbiamo fatto, porca troia. Vabbè, però non ci abbiamo tempo. E anche 25 minuti dobbiamo fare ancora la principale. Sì. È un bel po' di tempo, però non si sa mai, capito? Quindi nel caso facciamo queste, la principale e poi... Esatto, concordo. Torna alla mappa. Ah, ma ha visto uno svomitazzatore. Ok, ora è morto. Ti aveva visto uno svomitatore? Eccola qua. Vedi se riesce a lanciarti. Dovrebbe chiuderlo. Sì. Dai. Qua ce n'è una grande. L'angolazione del colpo degli Eagle o anche dei laser, cose così, cambia anche rispetto alla posizione del dell'Eldiver.
No, della nave dell'Helldiver. Ah, oh? Davvero? Sì. E come fa? Come faccio a saperla sta cosa? E basta guardare in alto e vedi i tuoi... le tue navi. Ah, giustamente! Tue. Non ci avevo pensato! Cioè, se per esempio sparo una 500 qua dove siamo, arriva da sinistra. Dove cazzo sta il 7? Qua. Qua, eccolo. Porco. No. Mettile, vomitarmi addosso. Comunque il cane da guardia, sì, è vero, infligge danni ai compagni, però è una mano santa. Veramente? Con l'utilità di termini, di sì. Cazzo, quello non l'ha distrutto. L'ho vabbè, io, perfetto. Sì. Allora, ok, mo possiamo la principale, va. Andiamo alla principale. Che dobbiamo fare questa principale? Attiva le pompe. Ah, dobbiamo attivare le pompe. Sì. Attivare le pompe. Signore. Sì, sì, era solo un po' di fumo. Ah, ok, aspetta. Tutto fumo e niente arrosto, eh? Aspetta, niente. Non mi servono dei rifornimenti. Vai. Sono corto adesso di essere. Vuoi pure tu il cane da guardia? No, tranquillo. No, lo posso inviare comunque nel caso, eh. No, ma tanto il generatore di scudi non posso. Ah, giustamente, giustamente. O il generatore o il cane, perché è sempre uno zaino, capito? Il mio cane, mille. Bella milione. Allora. Tanto è là, sparagli e tu c'hai un'arma più a lungo raggio. In realtà c'ho lo spezza ossa. Ah, c'è sempre lo spezza ossa, non me ne ricordo. Sì, l'ho comprato. Ma è un'arma fantastica. Sì. Di ritorno dal nido. C'è... si è persa una breccia. Ricarico! Breccia degli insetti! Attenzione! Attenzione, spostati! Grazie. Ma guarda lì, stronzi. Attenzione, stanno arrivando da là. Visto, è un vomitatore. Era un vomitatore. Ma dove... mi ricorda il film in cui gli umani hanno attaccato il pianeta degli insetti simili a questi, sì. Ma questo ricorda un sacco di cose. Starship Troopers. Oh, sì. Cazzo sta la pompa? Dobbiamo attivare il terminale. Ah, giustamente. Che è qui. La miglior cura è la libertà. Mannaggia, ste luci, porco. Sì, ste luci non te fanno vedere un cazzo. Ma ricorda un sacco di cose sto gioco, anche Star Wars. Cioè, quando vai contro gli Automaton, cioè, ci sono delle citazioni a Star Wars pazzesche, tipo già i camminatori. Oh, porca miseria. Ce la puoi farcela? Ah, sì, questo, oddio, me lo ricordo. Oddio. Pensa quando sei circondato dai nemici. È vero. Non dovrebbe essere nemici nelle vicinanze, quindi... Ok, il primo spazio, però, sto finendo bene. Dio che odio. Oh, credo ci siano nemici lì intorno. Coprimi, no? Eccoli. Però non ci hanno visto. Tanto ci penserà il cane da guardia. Ma tanto pensa che ci penserà il cane da guardia a attaccare. Ecco, ci hanno visto. Fatto. Allontana, Ria, potrebbe prendere pure te. Comunque questo è un attacco stupendo. Sì, molto bello. Ah, cavolo, c'ha le pompe bloccate. Come? Ah! Come... bisogna girare le valvole. Ok, allora. Sono queste illuminate. Sì, l'ho visto. Ci penso io.
Questi li dobbiamo. No, si è incastrato. No, dove cazzo ti arrampi? Ma devi dirmi da che parte devo girare? No, una parte o l'altra dovrebbe essere. Ok, perfetto, 2A si è sbloccato, manca 1A. Eccola là, ci vado io. Ma quella è B1, l'ho sbloccata io. È 1B. Ah, questa è sbloccata? Penso io. Sì, sì, sì. E qual è allora quell'altra che manca? Sarà sì, qua a sinistra probabilmente. Vediamo. No, aspetta, trovata. Ok. Ci penso io. Ok. Ok, sentito il rumore, l'ha sbloccata. Penso io al terminale. Ok. Sta attivando le pompe. E dai, le pompe. Stanno arrivando dei nemici davanti a te. Io ho visto, ho visto. Se ci abbassiamo potrebbero non vederci. Estrai quando sei pronto. Abbassati. Dove sei? Vieni, 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 vieni dove sono io. Fregati, fregati. Ok. L'arma è tornata di fuoco. Oh, okay, porca troia, di nuovo. Vi prego, rompeteli questi. Lancio dai pannelli. Lancio dai pannelli. Ma ci dovrebbe essere. Ah, eccolo qua. Un nido, sì. Cazzo sta il nido? Qua, sta qua. Dove sono io? Oh, c'è un vomitatore. C'era un vomitatore. Ma posto di insetti! Eccolo. Eccoli là, i nidi. Scusa. No, no, tranquillo. Non t'avevo proprio visto, c'era la nebbia. Freccia degli insetti! Fortuna, l'ultimo caricatore. Ok, ce ne manca uno, mi sa. Vai, vai. Cerco di coprirti. Il tornado di fuoco! Ma ce ne mancano due. Uno è questo. Non si vede un cazzo con questa cazzo di nebbia. E due è questo. Allora ce ne mancano un altro. Eccolo là, l'altro. Sta giù. L'ho visto, visto. Non l'ha chiuso comunque. L'ho visto. A posto. Ok. Mi devi venire da una mano, io sono rimasto un solo caricatore della pistola. Cioè, l'unica arma. Arrivo, arrivo. Dove sei? Sto mancando solo alla tua destra. Lancia. Sto di lanciare un attacco orbitale. Ah, ok. Ma non serve. Ora dobbiamo solo cercare di sopravvivere. Vai. Sento, sta arrivando un tornado. Usa uno steam. Usa uno steam. L'ho usato. No, 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 sono bloccato. Vabbè, fa niente, tanto le ho prese munizioni. Ok, prendiamo i diamantini. Sì, ce n'è uno qua. Qua sotto. Visto, visto. Sì. Ma è piano di, sta mappa è piena di campioni. Sì. Probabilmente certo, saranno campioni qui. Campioni comuni servono pure a me. Come ti ho detto l'altra volta, c'ho 1000.000 campioni rari e tipo 20 questo comuni. Va distrutto? Sì, con una granata. Puoi utilizzare anche il lanciagranate. Giustamente. Qua crediti super. 20 crediti super. 20, tra l'altro, mica male. Ah, qua è pieno di diamantini. Ce n'è uno qua sotto. Però aspetta, dà ancora un diamante. Su, 50 metri. Probabilmente c'è qualche campione. Oh, cazzo, arrivo. Stanno arrivando i tornado di fuoco. Come fanno? Lo so che è disponibile. Estrazione. Un altro campione per la democrazia. Boh, non vedo niente. Liberté, egalité, mortacci te. Mortacci a te. Mannaggia, è passato il tornado di fuoco proprio sopra. Forse ci conviene andare all'estrazione, sai? Mi sa di sì. C'è un diamantino ancora qua. Oh, ma cazzo!
No, siamo circondati. È stato bella sì, la portata della democrazia. Sbrigati. Ti sbrighi lei. Arrivo. Aspetta, com'era? Vada via da lì. Vada via da lì. Ok, qua c'è lo sputatope. Tanto questo non attaccare, ma dillo al mio sì, cane da guardia. Mi dimentico sempre. Ok, distrutto. Morto, morto. Allora, ricorda, per loro è sempre la faccia il punto debole. Sì, sì, sì. Ieri ci sono arrivati i cani da guardia e sono arrivati di tornare di fuoco all'estrazione. È stato un'ecatombe. Sì, purtroppo ogni tanto succede. Quello che ho detto quello vuol dire che li hanno resi più bastardi. È come se fossero senzienti adesso. Ma infatti ho notato che comunque inseguono i nemici, eh. Sì. 2 minuti, c'avevi ragione tu. Inseguono anche te. Esatto. Come cazzo? Qualche torretta? Eh? Che? C'è qualche torretta? No. Vabbè, tanto andate via. Altrimenti esatto, altrimenti tornate vi trovano. Aspetta. E muore ammazzato. Giustamente. Dai. Ce ne sono altri, eh? Lo so, ho notato. No, che arrivano sempre da quella parte. Troppo vicino. Va bene. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. No, non si chiude più sta breccia. Ma guarda te, un altro vomitatore. Sì, è distrutto. Oh, c'è anche un piano qua per terra. Dai, ma loro li rilasciano ogni tanto, Ho notato questa cosa. A me mi capita ogni tanto quando li trovi. 30 secondi. Guarda, se li trovi per terra dopo la base, dove è distrutto. Sì, una base, dove è distrutto i nidi, però può darsi che sono le piante e sono. Ah, ok. In giro. Sì. Che mo non dovrebbe arrivare a nessun altro, Mo aperte 15 brecce di insetti. 10 secondi. Esatto. Sono allontanati anche tornado. 20 tornado tutti intorno. Capito? Per salutarci. L'abbiamo fatto. Ci danno il loro caldo abbraccio. Facci loro. Sequenza di atterraggio Pelican One iniziata. Oh, un'altra missione. E prendo pure le 15. Vabbè, una 500 l'ho voluta tirare. Così a caso. Pelican One pronto alla partenza. Immagini sarebbe fossimo, cioè, fossimo esplosi tutti così poco prima di entrare. Oh, sono contento, bravo, siamo stati bravi, abbiamo fatto pure due missioni. Dovrebbe darci un bel po' di punti per questa. Sì, sì, abbiamo fatto tutto. Dai, di quando non c'è Asirus. Li vogliamo bene lo stesso. 25%. Eccezionale patriottismo. Madonna, guarda. Ottimo. Quindi 4 medaglie, 8 campioni. Sei pure salito di grado. Adesso. Io tra l'altro ho più di 1000 crediti, 1000 super crediti, però ancora non mi sono deciso quale bando comprare. Questo è difficile. Ma come si vedono i bando, scusa? Su super crediti? Quando vai su acquisizioni. Sì, fammi vedere un secondo che. Quando sto. Allora, voglio vedere un attimo le statistiche. Innanzitutto, uccisione 174, precisione 40. 49,6. Io 85,3. Ok, ho visto. Un campione recuperato di 7, 7 giorni usati 6. Chiamata rinforzi 1, danno da fuoco amico 53.
danno da fuoco amico tu. Io voglio vedere le statistiche. Danno di fuoco amico a Asinus. Allora, dicevi, dove sono? Credi vedi ora. Aspetta, fermo. No, torna in titoli di guerra. Ok. Vedi, c'è il Diver Mobilize. Se vai giù, senza entrarci dentro, ci sono gli altri bundle. Questi? Sì. Steel Veterans, Cutting Edge. Ne hanno messo pure uno nuovo che è Explosive Democratic. Ma non servono le medaglie normali per avanzare a questo? Sì, però per sbloccarli ti servono i super crediti. Cioè, per sbloccare tutto il bundle ti servono i super crediti. Capito? Quindi se io volessi sbloccare questo, qua mi chiede... 1000 super crediti chiede, per sbloccarlo. Poi per sbloccare la roba dentro... Ti servono le medaglie. Ho capito. Come se fosse quello normale, diciamo. Ah, questo 1000 super... Ah, ok. Portasci sua. Sempre 1000. Ma guarda, dopo un po' ci giochi, li fai tranquilli, Ah, adesso io ho capito. Un paio di mesi l'ho fatti tranquillamente. Fammi vedere un attimo le... Se posso comprare qualcosina. No, c'ho 6000 super crediti. Allora, sì. Allora, lanciafiamme quindi ha detto non conviene. Mitragliatrice pesante non conviene. È molto potente, c'ha tante munizioni, però ci vuole ancora più a caricarlo che col mitragliatore quello base. Ok. Invece il cannone automatico, se mi chiede 7000, quindi la prossima missione lo posso prendere, quindi ora non acquisto. A proposito, quanti campioni ho? 54, quindi ancora non posso fare un cazzo. Guarda, se posso darti un consiglio, il primo potenziamento della nave che devi comprare, sì, il modulo della nave, è... Accesso alle donazioni? Sì, che non è male, però secondo me esplosiva frammentazione non è male. E io allora lo prendo il prossimo. 100, però devo arrivare a 100. Il vostro compagno. Al 100 così. Cioè, sto a metà. Sì, ma guarda, se poi ti fa più comodo invece licenza di accesso alle donazioni, è ottima anche quella. Quindi no, quello ce l'ho. Non... Quello già ce l'ho. Ah, okay. Perfetto. Quindi è il prossimo che prenderò. Sarà proprio quello là. Per lo più perché dopo puoi accedere pure a. Quello più cannoni. Qual è? Scusa. Cos'è? Che aumenta. Aumenta di uno gli sbarramenti. Ma io gli sbarramenti però non ne sto utilizzando, quindi. Eh sì. Ce n'era anche uno. Aspetta, dov'è? Se no pure sei potresti fare. Se c'è che mo non so quanti crediti sono perché io l'ho già riscattato. Ventilazione abito no aspetta ventilazione abito liquida questa qua non ricordo essere già questo non è male sono 80 qui c'è la ricarica essere già amico questi qua e l'esplosiva frammentazione li prenderò sicuramente sì sono ottimi che richiede veramente si carica veramente ok dai prossima missione così poi posso prendere il cannone quell'altro. Il cannone. Sì, andiamo ad automata. Sai che questa però è l'ultima missione che posso fare. No. E poi lo sai io stasera io e te. Se ci puoi sei. Aspettare un attimo? Sì. Torno subito. Allora, vediamo intanto quale. Questi sono quelli grossi. Direi che questa qua. Quella del caricare i dati del pod mi sa che ci sta. Tanto la prendo. Tanto la prendo così si fa. Man Kent. Salto iper. Il cui pianeta gemello è Woman Ken. Coordinate missione fissate. Scusate, ragazzi, mi vergogno di me.
Allora, acquisizioni. Ma che cosa c'ho? C'ho 12. Forse qualcosa ne posso prendere. Perché tanto devo comunque spendere crediti per andare a quello successivo. Posso prendere il mantello. Però non mi piace questo mantello qua. Devo accumulare un po' di medaglie per prendere. Voglio prendere. Questo non me ne frega un cazzo. Aspetta, di ma che cos'è? Batti il 5, non me frega niente. Questa non lo so, la democrazia. Vorrei prendere sicuramente sia la falce che la granata impatto. Questo sicuramente sì, quindi teniamoci i super crediti. Sì, i super crediti. Sì, l'ho capito. Mi sa che te lo prendi anche tu. Che poi non costa tanto il giardino, eh. Non costa tanto di per sé il gioco. Se tu giochi da PC, se hai un buon PC, ti consiglio da PC, dove puoi trovare anche degli ottimi bundle su bundle, degli ottimi sconti su Instant Gaming. Eccomi qua. Ha detto che se lo compra pure il giardino. Allora, come dobbiamo fare? Posso grande. Fare una missione? Ho fatto una missione semplice, quella carica i dati del pod di salvataggio. Ok. E andiamo. Guarda, sì. Può darsi, trovi pure coppie di missioni e durano, che so, 15 minuti l'una. Quindi con una mezz'oretta se le fanno tutte e due. Una missione. Ah, no, no. Ho trovato solo queste per ora. Coordinate missione fissata. Okay. Allora, contro gli automaton, che mi consigli di portarmi? Allora, contro gli automaton serve potenza di fuoco. Direi di iniziare tipo da qua. Sì. Quindi, allora, io mi porto una 500 sicuramente. Sì. Poi, siamo a medio, vero? Sì. Ok, quindi perfetto, poi giardino. L'attacco orbitale? L'attacco orbitale, sì. E mi porto anche il laserone. Tu ti porti il laserone. Stavo pensando, il lanciagranate non serve contro di loro. No. L'anticarro, no. Però sì. Sì. Ok. Io mi porto il cannone automatico. Perfetto, e secondo te conviene qualche sentinella, mortaio, gatling o mitragliatrice? No, no, contro i loro no. Quindi che altro mi consigli di portare? Che altro quelli hai che vedi? Di supporto? Supporto, cioè dici certo, rifornimento? Certo. Sì, sì, sì. Mitragliatrice portami... vigoroso, il cannone laser e il cane da guardia. Ti potresti portare il cannone laser. Ok. Non è male contro i loro. Il cannone laser. Laserone. Laserone. Viene sempre in mezzo al Team Powers, cavolo. C'era anche nel secondo che lanciava quella cosa, dice l'ho chiamato Parsons. In onore del suo creatore Alan Parsons, quindi è l'Alan Parsons Project che è una band rock. Sì, la conosco. Allora, che affrontino l'insormontabile potenza degli Helldiver. Questa calcola ce la famo subito, 40 minuti sono pure troppi. Arma utiliaria in arrivo. Allora, sta stanza dove sto io, che è da sulla chiostrina del palazzo, vengono figliatori di cucinato, mo mi sta venendo la fame. Lascia perde. Io per fortuna c'ho la pizza di ieri, la pizza che ho fatto ieri, quindi... Anch'io ho la pizza di ieri. Davvero? Perché se la fai stagionare è più buona. Sì, è vero. Ma io ieri mi sono fatto la pizza anduja e... salame piccante. Che cos'è? Una Hellbomb? Sì, interagiamo? No, non interagire. Sai quando da piccoli dicevano non raccogliere cose da per terra? Esatto. Ecco, non raccogliere il bomb da per terra. Allora, okay, eccola là la base. Sì, hai un attacco di precisione per caso? No. Qualcosa... Vabbè, non fa niente. Richiesta di attacco orbitale. Mi sa che non l'ha presa questa, attacco però. No. Ma questo non distrugge le basi comunque. Ah no? No. Non si può. Serve solo per. Fermo. Porca miseria. Fermo.
Io ce n'ho, purtroppo ce n'ho uno, madonna, quello fa male. Il cannone automatico, guarda, è una mano santa contro gli automaton. No, questi li lancia dentro, porca traga. No, ma ho preso una mina, non me ne ero accorto. Lanciami dentro la base, va, così gliela distruggo mentre rientro. Provo sulla base se ci riesci. Chiedo dei rinforzi! Se vuoi prendilo, eh. Ok. Guarda come rientra la democrazia. Perfetto. In modo andiamo. E dalle loro ceneri rinacco io. Giustamente. Andiamo all'altra base, no? Eccola. Questa è bellissima, sta cosa. Eccola, la vedo. Sì. Dovrebbero essere tutte basi piccoline, quindi... Gli posso lanciare una 500? No, te l'ho già lanciato... Beh, vabbè, da questo invece le distrugge le basi. Mamma mia, quanto è bello. Sì, le esplosioni sono tipo goduriose, cioè una cosa... Sì. Una cosa assurda, secondo me, non so come... Le esplosioni sono veramente belle. Hanno assunto qualcuno dicendogli, senti, noi dobbiamo fare le hanno assunto MacGyver. Più belle, più belle che umanamente possa immaginare. È incredibile, dalla... guarda. Ed è... Una mina, vero? Sì. perché uno non ci fa caso. Porca di quella puttana. Vabbè, mi riprendo il fucile allora. Che cazzo? Allora, vabbè, mo te lo ridò. Ah, no, tranquillo, mo mi prendo il laserone. Il laser. Oh porca miseria, attento. Abbassati. Oh. Abbassati. Può darsi non ci hanno visto. Chiedo arma ausiliaria. Aspettiamo che arriva. Potrebbero non averci visto. No, ci hanno visto. Davvero? Fa meno. Sì. Allontanati. Ma perché non... Oddio. Due. E tre. L'ultimo è sempre un po' più ritardato rispetto a... Sì. Però penso è proprio il fatto che siano un po' ritardati rispetto a... Parliamo di tempistiche di colpi, Twitch. Esatto. Il delay degli attacchi. Penso sia ottimo anche a livello strategico. Sì. Che così libera meglio il campo. Questo cos'è? La base? Sì. Aspetta, a questi gli tiro una 500. Vai. C'è un'altra qua sopra? Quella sto facendo. Ah, ok. Dovrebbe cadere di prova in mezzo. Hanno pure richiamato questi bastardi. Mamma mia. Bellissimo. Ah, ci sono due basi qua. L'ho visto. Mortacci tua! Mortacci tua! Non l'ho visto! Ti richiamo qua, tanto. Fake, stai per morire, curati! Mi sono curato. Ok. Cazzo, mi potevi anche tu chiamare sopra la base? Ah, non ci ho pensato, porca miseria, vabbè. Sono capitato vicinissimo a una mira. Togliti! No, aspetta, fatto. Ah, ok. Vabbè. Vabbè, pulisce la zona se è rimasto qualcuno. Aspetta che c'ho il mio laserone che è rimasto... Marca, ma... Aspetta, tiriamo qua. Di quella puttana! Era un'altra mina. Sì, non l'avevo vista, lì vicino stava, quella che mi ha ammazzato prima. Porca di quella puttana, guarda, oh. Sarà
rapporto al fronte. Rapporto al fronte, in fronte ti do il rapporto. Andiamo, cioè abbiamo l'obiettivo qua, tanto. Sì. Aspetta. Ecco, l'ho visto. Porca troia. Te l'ho detto, il cannone automatico è potente. Anche il laser non è male, eh. Ma il cannone automatico ai camminatori li sfonda. Ho notato. Distrutto, distrutto. Rimani qua, va, io vado ad attivare il terminale. Va bene. L'altro non è la principale, è una secondaria. No, è una secondaria questa. Io ho pure poco tempo. Allora, abbiamo fatto. Sì. Ti andrà a lavorare dopo. No, no, no. Ho un impegno dopo. Sì. Ma tanto poi, se ci sei stasera, lo sai. Sì, sì. You know. Democrazia. If you know, you know. Dai, che stasera c'è anche Asylus, così possiamo fallire tante volte. Devi girarla esattamente dall'altra parte di dove si trova originariamente. Ci sei quasi, ancora, ancora. Fermo. Okay. Guarda. È tornata la libertà, armata fino ai denti. Perfetto. Andiamo a fare la principale, va? Dai, siamo qua, fortunatamente. Attento, sento rumore di... di automaton molto poco democratici. Veramente? Non vedo l'ora che ci siano nuovi nemici. Io non vedo l'ora che ci sono gli illuminati. Però. Esatto. No, c'è una base qua. Lanciagli quelli col... quello di primi. Devo avvicinarmi però un pochettino. Per questo non dovevi avvicinarmi. Ah, tranquillo. Lo so, però hanno richiamato Monfatti. Ah, ecco. Qua sopra. Va bene, la democrazia è un piatto che va servito freddo. Aspetta, aspetta, allontanati. Ok, beccati. Un altro passo verso la liberazione galattica. Vabbè, ho capito. Ah, va bene, scarico. Ricarica, porca miseria. Cazzo. Aspetta, aspetta. Kappa. Attacco orbitale, fuoco. Mannaggia, però. Kappa. Sì, sì, ecco. Fatto, fatto. Almeno io ti avviso. Sì, è vero. C'è un diamantino là, poi c'è una base accanto. Ok. Aspetta, a destra c'abbiamo una pattuglia. Ci hanno visto, va, fa bene. Mo io tiro io. No, non è vero, c'è una ricarica. Io c'ho un Eagle. No, no, tienitelo, tienitelo tranquillo. Penso se posso farcela anche così. Eagle One, riarmo. Torno presto. Ok, ne è rimasto uno solo. Fatto. Ok, possiamo andare. Perfetto. Anzi, aspetta che mi servono rifornimenti. Raggio di rifornimento. Raggio di luna. No, no, basta, ma mi viene sempre in mente sta cazzo di canzone. Perché non li fa prendere questi qua dietro? Vabbè. Aspetta.
aspetta, aspetta. Vai, prendi. Fermo, non ingaggiarli, gli ho tirato un coso tanto. Il laserone, no. No, no, gli ho lanciato l'attacco per lui. Ah, comunque l'ho incontrato l'occhio di Sauron, sai? Sto bastardi, gli occhi mamma di Sauron. Mia. Devi tirare l'Hellbomb, no? Sì, oppure gli devi tirare una 500. In realtà anche 380 va bene, però è difficile che lo becchi pieno, capito? Richiesta di attacco orbitale! Allontaniamoci un po'. Ok. Qua ci sta. Se ho visto. Cosa sbrillucci. Poi andiamo a questa base qua. Super crediti. Dai. Bene, bene, bene. Oh, con me è sempre super crediti, capitano. Infatti. Oggi sono super. Hai fatto solo 200 super crediti, praticamente. Allora. La base è grossa. Forse la 500 andrebbe bene. No, 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 gli tiro un laserone. Laserone. Ah, ma non era grossa in realtà. Oh no. Oh no. Ah, gli è tornato di fuoco. Ma oggi siamo veramente. Ok, cazzo di. Attento al laserone. Ah, perché ci sono questi grossi. Ah, ecco. Sì, tanto se li fa mollate. Oh, ma guarda sti stronzi. Che botta. Scappa, scappa, cazzo. Tanto mi hanno ammazzato. Richiamami là vicino, almeno riprendo il coso. No, no, mi hai chiamato sul tornado di fuoco. cerco di evitarlo mo che rientro. Richiesta approvata, rinforzi in arrivo. Ok. Cazzo. Porca troia. Mo ti richiamo io, non ti preoccupare. Lo so. Abbiamo perso i campioni. Poi niente, mo li vado a riprendere io. Ma dobbiamo andare. Prima che arrivano. No. Penso di riuscire a riprenderli, aspetta. Passo in mezzo. Guarda sti stronzi. Ditemi dov'è il nemico. Sono ritornato. Ok. Che cazzo di pianeti. Sì, sono bastardelli, Vado. Ok, ho ripreso anche i campioni. Una base? Sì, ho visto. Allontana. Ah, ok. Ti lancio pure io. Fanculo, Amda. Se non morire mai. Automaton. Però non abbiamo distrutto la base. Fa niente, queste non distruggono le basi, serve per pulire il terreno. Mo la distruggo io con una granata. Posso. Richiesta di arma ausiliaria. Ok. Estrazione disponibile.
Ma questo è bastardo. Attenzione dietro che c'è quello grosso. C'era quello grosso. C'era quello grosso. Tra l'altro qua ne stanno arrivati tipo uno strafo. Lo so. Guarda qua sotto. Allontana, ti vieni dove sono io. Dove sei tu? Esattamente nella parte dove stai scappando. Okay. Qua sotto è pieno. Sì. E io ho tutto in ricarica, tra l'altro. E pure io. Allora, è una missione di sopravvivenza all'interno. Praticamente sì. E che cazzo, però. Proviamo a girarli e raggiungere la estrazione. Siamo qua. Non vuoi fare le ultime due basi? No, no. C'ho pochissimo tempo. Ok, ok. Il meglio della super terra di nuovo in azione. Attacco orbitale, fuoco. Attenzione. Lo so, però non c'ho più. Ho più stamina, non posso correre via. Sono dietro a te, Sì, mi stanno attaccando. Già il punitore. Mangiare un altro po' di... Lontanati, lontanati. Vabbè, ti richiamo se muori. Sono ancora vivo. Per poco. No, 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 no. Porco. Vaffanbene. Che cazzo. Mi ero lanciato per schivare il laser e qualche nemico e mi hanno chiamato. Sì, mi hanno chiamato. Mi hanno lanciato una granata. Ma sta bene, va. Richiesta approvata. Dispiegamento rinforzi. Procedete all'estrazione appena pronti. Sì, sì, lo so, lo so. Richiesta approvata. Spiegamento rinforzi. Catroia. Madonna, ti sono caduto quasi addosso. Coprimi un attimo e richiamo il coso. 20 minuti alla fine della missione. Oh, ma porco. La mia vita. Vaffanculo. Abbiamo proprio la base qua sotto, calcola. Sì, la dobbiamo distruggere, sennò non smettono di arrivare. Vado io. Vai, vai. Cerco di coprirti come posso. Aspetta. Ok. Dovrebbe distruggersi adesso. Yamete Kudasai! Richiamami un attimo. Arrivo. Chiedo dei rinforzi! Scusate se vedete bloccate un attimo la webcam, ma è un momento critico. Richiesta approvata. Rinforzi in arrivo. Aspetta a non spararmi. Porco due, quelle cose non si sono distrutte. Pure. 30 secondi all'arrivo. Oh, che cazzo, però.
Ecco, adesso mi dovreste vedere di nuovo. 20 secondi alla... Si era disattivato il Yame de... Sapete il Yame de Kudasai? Azzarola. 10 secondi all'arrivo. Liberare l'area. Vi chiedo un attacco orbitale. No, l'attacco orbitale è qua sopra, no. Via, via. Oddio, forse ci ha salvato il culo. Ho la visuale sulla zona di estrazione. Mannaggia. Qui Pelican One, preparazione all'atterraggio. Il Pelican, ti prego, atterrai sopra. L'ho distrutto tanto. Ok. Via, 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 andamosene, andamosene. Sono dentro. Pronti al decollo. Volevo riprendere i campioni, vabbè. Vabbè, è andata come è andata. L'importante è che l'abbiamo fatta. La libertà osserva tutti. La libertà è là fuori. A caso, queste, queste cose filosofiche buttate così. A me fa ridere sempre quando uno fa non oggi. Vabbè, dai. Sì, sì, non dico, è male. Io faccio sempre non oggi, non domani, ma ieri. Raga, queste sono perle filosofiche, non vanno sottovalutate. Allora, boh, prendo il cannone quello là figo e poi, raga, medò, ci salutiamo e ci vediamo domani mattina. Se ci sei fake, altro partita su Helldivers. Ci divertiamo a portare la democrazia. O come dicono loro, un po' una tazza di libertà. E libertà. Infatti il titolo della live di oggi è proprio la grandissima tazza di libertà. Che in inglese libertà è... Esatto. Mi stupisco che funziona anche in italiano, a dir la verità. È vero, è vero. Fortunatamente sì. Ok. 15 medaglie di ricompensa. Un grande passo nel cuore. Per l'umanità, va bene. Allora, il fucile... Il cannone automatico era quella, giusto? Sì. Preso il cannone automatico. E poi posso anche acquistare cose perché c'ho 29. Non so se... No, mi conviene aspettare. Per una medaglia non posso prendere il falce. Mi conviene prendere il falce, secondo me. Non lo so, come ho detto, dipende sempre da come combatti. Calcola che è un'arma laser. Sì. Quindi è come il cannone laser che usavi prima, però come arma principale. E invece la granata a impatto? È come la granata standard, però invece di esplodere con un delay, esplode all'impatto. Ed è buona secondo te? Che ne pensi? Non è male, però se non la sai usare bene ti ammazzi. Ah, giustamente. Poi allora, non so, perché io non l'ho usata personalmente, non so se distrugge le basi. Tipo degli automaton e devi infilarla nei condotti, no? Giustamente. Allora aspetta un pochettino, poi vedrò. Allora ragazzi, noi ci vediamo domani mattina, mi raccomando. Tanto abbandono la partita. Aspetta, dammi un abbraccio. No! Ah, no! Cazzo, no. Tanto non lo devi dire prima. Noi ci vediamo domani mattina, mi raccomando, sempre alle 11 per portare la democrazia tra i pianeti di questi sporchi maledetti automaton e altri così, insettoni. Mi raccomando ragazzi, non mancate. Noi adesso ci prepariamo per il raidino quotidiano. Chi ci sta? Ci sta Bocchiappa, potremmo andare a trovare Bocchiappa. Su, che sta facendo 4? Che sta cacchierando. C'è anche 2 di pixel? Oppure no, che vuol dire errore del cloud di Helldivers? Ah, è su Steam? Sì, okay, chiudi Steam e riaprilo e te lo aggiorno. Fatto. Allora, 2 di pixel con 4 chiacchiere. Sì, andiamo da 2 di pixel che non li faccio mai in raid. Loro me ne fanno sempre perché loro di solito finiscono prima rispetto a quando finisco io. Invece oggi hanno finito dopo. Eccolo qua. Ragazzi, grazie mille per il tutto. Grazie mille per tutto. Veramente siete stati meravigliosi. Noi ci vediamo domani mattina alle 11. Ciao. Si parte. Dai. Ciao. Ciao, bello.